Lo strappo ormai è consumato e stavolta, a quanto pare, non si torna indietro. Resta però da capire come le elezioni in autunno, invocate a gran voce da Carroccio e centrodestra, potrebbero combaciare con una legge di bilancio da presentare entro il 31 dicembre, pena l'aumento dell'IVA. Secondo Salvini, la soluzione sarebbe votare il 20 ottobre anziché il 27, ma anche in quel caso, tra la riunione delle Camere e la nomina degli organismi parlamentari, il nuovo governo non sarebbe attivo prima di dicembre. Ne abbiamo discusso con Ugo Magri, cronista politico della Stampa, che abbiamo raggiunto nel suo ufficio di Roma. Se uno si mette realisticamente a vedere cosa può succedere, è che entro fine anno è molto complicato che venga fatta qualunque forma di manovra economica. Molto complicato, perché sì, potrebbe esserci che vince una parte politica, Salvini spera di vincere lui, e di fare il governo 4-4-8, tipo una settimana, 3 giorni, 8 giorni, dibattito alla Camera in 2 giorni, eccetera. Allora, vabbè, vuol dire che a metà dicembre potrebbe essere nato un governo e che poi dopo fa in 2 giorni una manovra economica che il Parlamento la approva in una settimana. Ma dai, diciamo le cose come stanno, siamo già fuori tempo massimo, cioè realisticamente, per chi non vuole vendere favole, siamo all'esercizio provvisorio già, che significa che l'anno nuovo comincia ripartendo le spese e le voci dell'anno nuovo sulla base dell'anno vecchio. Qualcuno dice che non sia una disgrazia, perché dice che in questo modo, siccome scattano le clausole automatiche dell'IVA, che valgono 23 miliardi da evitare, l'IVA scatta il 25%, quella massima è al 13% la minima. Qualcuno dice: ma questo per le casse dello Stato è un gran bene. Sì, per le tasche degli italiani no, però. Comunque vada, l'Italia farà bene a prepararsi a una campagna elettorale che, anche secondo Magri, si preannuncia durissima. Sarà un Salvini contro tutti. Questo è, come dicono già a Roma, SCT, Salvini contro tutti. Cioè lui tenterà di, con o senza alleati, in ogni caso anche avendo gli alleati puntando sul voto, cosiddetto voto utile, di fare un referendum su di sé, che significa dire: volete darmi i pieni poteri per andare a fare testate con l'Europa e andare a, come dire, imporre a un'Europa timorosa e timida, che si piglierà paura, la possibilità di sfondare i tetti, di fare tutta una serie di operazioni di bilancio che ci avrebbero vietate, mi date questo pieno mandato? Lui chiederà all'Italia questo. Se nel frattempo non saranno saltate le compatibilità finanziarie, lo spread sarà impazzito, non sarà impazzito, tutto il resto, lui potrà avere delle chance. Lui è l'argomento che giocherà.